Le notizie del TG Ora, un maxi blitz antidroga tra Basilicata, Campania, Puglia ed Emilia-Romagna ha interessato le province di Potenza, Bari, Avellino e Bologna. La vasta operazione è stata eseguita dal nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, in particolare la Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo lucano. 36 le persone finite in carcere o agli arresti domiciliari accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Ed è stato catturato vivo dai carabinieri del GIS, il gruppo di intervento speciale dell'arma, Pasquale De Falco, il 37enne che ieri mattina aveva ucciso la madre e poi si era barricato in casa a Quagliano. I militari hanno fatto irruzione nell'appartamento dopo oltre 10 ore di trattative durante le quali hanno inutilmente provato a convincere De Falco, armato di fucile, ad arrendersi. Sono state poi udite delle esplosioni utilizzate per stordire l'uomo che, senza aver avuto minimo tempo di reazione, è stato catturato vivo. De Falco è stato subito portato via tra le urla della gente, alcune persone si sono avventate sull'autovettura dei militari e hanno preso a calci l'auto, insultando il 37enne che soffre da una decina d'anni di disturbi psichici. Carmine Del Medico, 54 anni, del Rione dei Fiori, ritenuto vicino al clan camorristico dei Di Lauro, è stato tratto in arresto dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Stella di Napoli. L'uomo è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per detenzione e spaccio di droga emessa dall'autorità giudiziaria di Napoli. La misura cautelare scaturisce dall'esito di una perquisizione eseguita nel novembre 2017, quando in uno sgabuzzino della disponibilità del 54enne i militari sequestrarono 88 grammi di hashish, 8 di marijuana, 2 cartucce calibro 12. L'uomo è stato trasferito al carcere di Poggioreale. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina in provincia di Salerno, nel corso di servizi di contrasto al lavoro sommerso e di verifica del rispetto della normativa sul lavoro, hanno denunciato un uomo e una donna di 28 anni e 54 anni per l'impiego di lavoratori in nero. I militari di Buon Abitacolo, in sinergia con quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Potenza e Matera, hanno controllato diversi distributori di carburanti ed aree di servizio, denunciando le due persone per aver accertato la presenza di due lavoratori in nero e sospendendo l'attività di distribuzione di carburanti e l'annesso bar per violazioni penali alla normativa previdenziale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ancora 5 giorni drammatici sul fronte dei rifiuti a Napoli, mentre è ormai imminente la riapertura della linea del bruciatore di Acerra, ferma per manutenzione. Complici la festività, A2A, l'azienda che gestisce il termovalorizzatore, non è più riuscita a portare al nord 200 tonnellate al giorno di rifiuti secchi, come era stato concordato con i vertici della regione e per alleggerire la città di Napoli, e in strada restano ancora 200 tonnellate di spazzatura accumulate nelle settimane passate. La situazione comunque dovrebbe tornare regolare nei prossimi giorni. Quattro giovani tra i 23 e i 27 anni, due uomini e due donne, sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Benevento mentre tentavano di portar via un computer e una stampante da una scuola a San Nicola Manfredi, in contrada Iannassi. I militari hanno sorpreso in flagranza i quattro giovani intorno alla mezzanotte nei pressi dell'istituto, arrestandoli per furto aggravato. Durante il sopralluogo i carabinieri hanno contestato inoltre che era stato forzato anche il distributore automatico delle bevande all'interno della struttura, dal quale proprio per l'intervento tempestivo dei militari non era stato asportato nulla. È la compagnia della Guardia di Finanza di Mondragone, in provincia di Caserta, nell'ambito dei controlli finalizzati al contrasto delle frodi nel settore delle accise e delle imposte sui consumi, ha individuato a Castel Volturno un deposito industriale dove venivano stoccati ingenti volumi di oli minerali lubrificanti che venivano nello stesso luogo confezionati per la successiva immissione sul mercato al dettaglio. In totale evasione d'imposta e senza le previste autorizzazioni fiscali dell'Agenzia delle Dogane e di quelle amministrative in materia di sicurezza antincendio. All'esito del controllo sono stati sequestrati, oltre al capannone di 500 metri quadrati, circa 90.000 litri di oli lubrificanti, oltre 50.000 contenitori già confezionati, due muletti, attrezzatura varia per il confezionamento e la lavorazione del prodotto. Il rappresentante legale della società di Napoli è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG Ora.